Diciamo che è una bella domanda. Questo governo è un governo per il quale noi come Confindustria abbiamo preso posizione a favore, direi fin dall'inizio, perché la nostra speranza è che ci sia una continuità politica che permetta un'azione vera di intervento. Ma posso stare in piedi, non è un problema, sto in piedi. Una continuità che permetta di affrontare i nodi dell'economia reale, perché quello di cui noi abbiamo bisogno è soltanto questo. E siamo veramente in una situazione complicata, è stato detto tante volte, però non dimentichiamo che noi abbiamo perso il 9% del PIL dal 2007 ad oggi, abbiamo perso il 25% dei volumi di produzione effettuati nel nostro paese, abbiamo distrutto, chiudendo stabilimenti e chiudendo linee produttive, il 15% delle nostre capacità produttive nel paese, i problemi, abbiamo 3 milioni e 100 mila disoccupati, abbiamo il 40% di disoccupazione giovanile e quindi credo che invece di dedicare la nostra attenzione, l'attenzione di chi ci governa alle discussioni di tipo politico, a cose che possono sicuramente essere importanti per il paese, perché senza politica non si governa, senza buona politica non si governa. Ma oggi credo che noi abbiamo una priorità assoluta e disperata ed è quella di affrontare i nodi dell'economia reale.